E adesso parliamo di due giornalisti e scrittori pontini, Maurizio Targa e Christian Vitali, che hanno appena lanciato la loro ultima fatica letteraria, 11 metri, storie di rigore. È una raccolta di ricostruzioni storiche, aneddoti e curiosità sui più celebri e meno celebri tiri dal dischetto. Chiudiamo questa edizione del nostro TG Attualità con un'intervista a entrambi. Noi ci ritroviamo per le prossime edizioni. Grazie per averci seguito. 11 metri nasce dalla mia passione per la scrittura, è il secondo progetto dopo Calcio Bidoni e segue quella scia. Mi spiego meglio. L'idea che mi era venuta era quella di fare un libro sui calci di rigore sbagliati, solamente che parlandone con l'amico Maurizio è rimasto entusiasta del progetto e ha partecipato anche lui. Alla fine quindi ne è venuto fuori un trattato sui calci di rigore, ma anche famosi. E molti riconosceranno infatti non solo lo spirito umoristico con cui vengono trattati dei giocatori come Luther Blissett o Caraballo del Pisa oppure Luis Carlos Toffoli del Lecce e i calci di rigore li hanno contraddistinti, molti non conosciuti, ma anche calci di rigore famosissimi come quelli della strage di Heysel con la Juventus oppure Falcao nella finale di Roma-Liverpool e tanti altri di Biagio, Baggio, Baresi. E ne è venuto fuori un bel trattato che tutti gli appassionati di calcio non potranno che seguire con interesse. Allora, come diceva Christian, questo libro ha una genesi abbastanza diluita nel tempo, nasce da un'idea nel 2013 sulla scia del suo Calcio Bidoni, a cui poi, diciamo, io ho dato la mia chiave. Chi ci conoscesse bene, chi ci conoscesse anche dal punto di vista personale, non faticherebbe a vedere le due chiavi di scrittura, lì dove c'è l'umorismo, dove c'è la goliardia, dove c'è lo scivolone, la comicità è mano di Christian, dove c'è tutta la ricostruzione storica, il rigore contestualizzato nel momento appunto sociale, politico in cui veniva calciato, è roba mia. Mi spiego meglio. Abbiamo ricostruito nel nostro libro i calci di rigore focalizzati nel contesto in cui venivano calciati. Siamo partiti dal rigore di Meazza nel 38 ai mondiali di Francia, quando tutti gli esuli antifascisti tifavano contro l'Italia, l'Italia di Mussolini, ma l'Italia andò a vincere quel mondiale, passando per svariate epoche storiche che non stiamo qui a ricordare, altrimenti ci vorrebbero ore. Per arrivare per esempio ai calci di rigore che consentirono allo Steaua Bucarest di vincere un'inopinata Coppa dei Campioni in Spagna al cospetto del ricco Barcellona e il portiere Ducadam che divenne l'eroe di quella parte orientale dell'Europa che già aveva trovato il suo, per esempio, il suo alfiere in Panenka nella finale dei mondiali degli europei del 76, dove con uno scavetto fece il famoso rigore che da quel giorno porta il suo nome e che beffò Sepp Maier, il portiere della Germania occidentale. È tutta una carrellata che mi sento di consigliare a chiunque ami ricordare il calcio nei suoi momenti più eroici e anche più comici. Ha una doppia chiave di lettura che pensiamo che possa accontentare anche i palati più fini degli appassionati cultori di questo sport.